Come la scintilla diventerà schermo? Allora, attraverso la luce che riforma. Domanda. Sì, però la scintilla è lo schermo rotto. Si chiamano mizzozzo, scintille. Nella spiritualità non è come ti puoi immaginare, piccolo, grande. È quello che mi rimane dello schermo che era grande. Che significa scintilla, mizzozzo? Tutto lo schermo, quando voleva, nel grado, nel peccato dell'albero della conoscenza, ricevere con i fini di dare, tutto il frutto dell'albero della conoscenza, questa è tutta luce superiore, con lo scopo di dare, la luce infinita, con il fine di dare in maniera infinita, questo schermo si è rotto. E come risultato di questo si è rotto il desiderio in parti, in pezzetti, e quindi i desideri. Connettendo l'uno con l'altro, con gli schermi rotti che gli appartengono, si sono allontanati uno dall'altro e questo si chiama Bnei Adam, gli umani in questo mondo, i figli di Adam. Ognuno si chiama una scintilla che è di uno schermo grande che si è rotto, rotto, però adesso vuole con il fine di ricevere, come è successo dopo l'albero della conoscenza. Adesso per mezzo della luce che riforma questo schermo rotto si corregge e diventerà uno schermo. Domanda. Le scintille erano sempre in connessione quando hanno una relazione con la pantaglia o è qualcosa di personale, individuale? Rav. No, 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 no. Dopo che Adam Arishon ha peccato, si è ricevuto con il fine di ricevere e ha detto ho mangiato e mangerò di più, cade da questo grado che voleva ricevere con il fine di dare. Con il fine di ricevere e con il fine di ricevere più e più e più dall'altezza di Ein Sof, ossia dal termine della correzione, ossia tutto con il fine di dare, cade, cade, cade attraverso tutta la scala, ta, 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 fino alla fine. In relazione a questo, i Kelim si separano, si dividono, si rompono insieme con lo schermo, diventa tutto con il fine di ricevere. E quello che diventerà in un grado inferiore, dopo ancora in un sottogrado, l'uomo in questo mondo. E quindi discesa, 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 fino a che questo arriva a zero completamente, che diventerà come polvere e lì comincia la polvere delle stelle e comincia l'universo, tutte queste cose, a elevarsi e correggersi. Particole, particelle, tutte si diminuiscono, diventano più piccole e noi percepiamo tutto questo nello sviluppo, inerte, vegetale, animale, poi nel grado del parlante e anche a noi ci succede in un grado inerte, vegetale, vivente e parlante siamo noi che cominciamo a svegliarci e adesso stiamo parlando come grado di parlante e noi ci eleviamo al grado, primo grado spirituale che abbiamo, schermo, che abbiamo lo schermo. Domanda, le nostre scintille sono completamente separate una dall'altra e ognuna è dalla parte del proprio desiderio, se desideriamo incontrarci, essere come uno. Rav, questo è se noi realizziamo questa azione di connessione e quindi risulta che se noi diventeremo un Kli, noi diamo la possibilità alla luce superiore per mezzo di questo che noi riuniamo le nostre scintille in una scintilla grande. Questa scintilla obbliga il superiore a influenzare su di lui secondo l'uguaglianza di forma tra la luce superiore e le scintille, e tra di loro c'è uguaglianza di forma, avvicinamento tra le nostre scintille che si connettono nella decina, nel centro della decina, e la luce che riforma, che si trova nella diminuzione di tutti i gradi, nello stato più vicino a noi.
E quindi attraverso la nostra richiesta saltiamo da con il fine di ricevere a con il fine di dare e chiediamo quindi alla luce superiore che possa influenzare, darci una scintilla in comune, lo converta in massacre. Quindi così noi cominciamo a entrare nel grado di essere Ubar, embrione. Domanda. Il desiderio da parte della nostra Shitina ci obbliga a fare di noi un gruppo. Questo che noi vogliamo unirci ci obbliga, però ci deve essere una certa potenza del clip perché faccia di questo uno schermo. Sì, cos'è questo? Questo non lo sappiamo, dice Rava, però per quanto è possibile, sopra di questo anche. Domanda, con questo noi ci aiutiamo uno all'altro nel nostro lavoro? Sì, ci aiutiamo uno all'altro. C'è qui il tema della garanzia mutua, della connessione, molte azioni. Quello che è nelle tue mani di poter fare, fallo, dice la domanda.